Giorni caratterizzati da un continuo gioco di luci e ombre, una sorta di chiaroscuro determinato dal rincorrersi di pensieri e sensazioni a tutto vantaggio di quell'entropia che a volte può attanagliarci e rendere difficile il comunicare con chiarezza, il proporre con i giusti accenti e le sfumature più adatte quanto mette in subbuglio mente e anima. La scorsa settimana è tramontata sull'abbagliante soddisfazione per un'altra vittoria conquistata, pur con qualche incertezza, grazie soprattutto alla capacità del gruppo di riconoscersi nella forza d'urto che si esprime quando la spinta di tutti è massimale. Non si è congedata però la stessa settimana senza lasciare il fastidioso retrogusto della delusione per l'ennesimo appuntamento mancato con un palazzetto più affollato e rumoroso. Non è nostra abitudine quella di abbandonarci a un deprimente fatalismo che ci potrebbe indurre soltanto a rimanere immobili, lamentandoci del disinteresse e iniziando a porre questo concetto al primo posto tra le motivazioni di un futuro proporzionale disimpegno. Preferiamo invece dedicarci all'analisi della situazione, a quanto può essere fatto, perché la squadra sia il più vicino possibile agli sportivi agrigentini, agli adolescenti, ai giovani cestisti, al proprio territorio. Si faccia conoscere grazie ai volti puliti e ai sorrisi dei giocatori, grazie alla spesso oscura ma irrinunciabile presenza dello staff sempre pronto a fare, fare, fare. Pochi giorni fa abbiamo reso omaggio al Pala Nicosia e a tutto ciò che di storico e affascinante trasuda dal legno di quel parquet, cercando di assorbirlo e farlo nostro. Il vecchio Palasport non potrà più essere terreno di battaglie di quel livello, ma noi da sempre ci impegniamo per farne rivivere il pathos in quella che è e sarà casa nostra, desiderosi che molti altri ci aiutino a farlo. Ora il progetto On The Road proseguirà con altre tappe per portare la squadra là dove c'è chi lavora per promuovere il basket giovanile, perché la Serie A non sia più qualcosa di lontano e irraggiungibile, ma possa essere toccato con mano da appassionati grandi e piccoli, all'insegna di una familiarità diversa. Lo facciamo con entusiasmo e convinzione, vivendo poi l'avvicinarsi della partita in casa con la trepidazione insita nell'incertezza e nella scoperta, ma anche nella speranza. Sì, la speranza, quella di vedere il nostro impianto riempirsi di volti nuovi e con ritorni graditi, diventando quel fattore di fondamentale importanza che tutti noi auspichiamo. È per questo che l'amarezza e la delusione a volte sono cocenti, è per questo che i vuoti sugli spalti a pochi minuti dall'inizio lasciano il segno, ma poi gli occhi pieni di passione e speranza di chi c'è e ci sarà sempre, la comunione con persone capaci di affetto incommensurabile e quello spirito un po' da ultima legione che ci è proprio, oltre alla volontà di fare il nostro meglio sempre, ci spingono a lottare, a crederci, a voler vincere anche nei momenti in cui il silenzio è assordante. Non molleremo mai sotto questo profilo e continueremo a non dare peso a tutte le parole spese tristemente per mascherare un unico termine che giustifica la perdurante assenza di molti e che non voglio nemmeno citare. Ma mi piace chiudere ricordando a tutti che in un raggio di 8 km dal centro di Agrigento ci sono luoghi belli e noti, il lungomare di San Leone, i templi, le spiagge o mete abituali e quotidiane, il villaggio Mosè, il centro commerciale, cui nessuno può e vuole rinunciare a causa di distanza e scomodità. E che proprio alla stessa distanza si trova anche il Palamoncada, cui certo si può rinunciare, ci mancherebbe altro, ma solo perché si è scelto di farlo.